Danilo Monti, Vincenzo Sculco, Gregorio Procopio, Antonio Procopio sono i quattro indagati ritenuti responsabili in concorso dell'omicidio aggravato del macellaio Francesco Rosso, consumatosi a Simeri Criche il 14 aprile 2015. Un'intensa attività investigativa dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Selia Marina e del reparto operativo del comando provinciale di Catanzaro ha portato oggi all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, grazie anche ai filmati degli impianti di videosorveglianza e alle intercettazioni telefoniche. L'indagine dei carabinieri è partita da un dato estremamente marginale, quello della presenza di un'autovettura in un determinato luogo che aveva correlazione poi con la vittima, ma non era il luogo in cui si è verificato l'omicidio, e da lì sono riusciti a riannodare le fila, diciamo, per l'esecuzione materiale dell'omicidio. E Danilo Monti, l'esecutore materiale del delitto, originario di Cerva ma domiciliato a Lecco, che ha agito in concorso morale e materiale con gli altri tre indagati. Un omicidio accuratamente premeditato, dicono gli inquirenti, che si sono concentrati sull'individuazione degli esecutori materiali. Gli elementi che sono stati acquisiti sono estremamente significativi per la ricostruzione dei momenti precedenti, fin dalla giornata precedente il fatto, e poi i momenti proprio concomitanti, l'esecuzione dell'omicidio stesso, che come voi sapete è avvenuto in pieno giorno, in un contesto dove vi sono diversi esercizi commerciali attivi, aperti in quel momento, e ai danni di un esercente dell'attività commerciale che era intento proprio allo svolgimento del suo lavoro, quindi un fatto che all'epoca ha suscitato particolare clamore, che effettivamente è un fatto inquietante. Anche dopo anni i carabinieri che ci stanno collaborando, le forze dell'ordine in genere, sono sempre attenti a tutti i reati, a tutte le ipotesi di reato. Hanno ricostruito in modo, diciamo, minuzioso la susseguenza logica non solo di pezzi di videoregistrazione o di telecamere, ma anche di audio, ma anche di intercettazioni ambientali, e sono riusciti a costruire questo mosaico fino ad arrivare ad un alto indice probatorio, dei quattro arrestati di questa mattina. Siamo partiti da un frammento di informazione, una macchina che si trovava in un giorno precedente rispetto a quello dell'uccisione della vittima, presso la sua abitazione in sostanza. Da questa piccola informazione abbiamo cominciato a ripercorrere a ritroso tutti i momenti che hanno preceduto l'omicidio, tramite quelle che sono state analisi di traffico telefonico, attività di captazione occulta. Possiamo dire che i soggetti che sono del nostro territorio, appartengono alla fascia ionica in sostanza, abbiamo registrato frequentazioni nel passato di questi soggetti con personaggi contigui alla criminalità organizzata. Parliamo della zona di confine, chiaramente, tra Catanzaro e Crotone e Presila Catanzarese. Rossella Galati per la CNews 24.